È stata celebrata questa sera nella Cattedrale di Cristo Re, nella celebrazione presieduta dal nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti, la festa dell'anniversario della dedicazione della nostra Chiesa Cattedrale. Se la Chiesa è una realtà spirituale e teologica, tuttavia ha bisogno anche di luoghi e di ambienti adatti per radunarsi e per pregare, cioè le Chiese. In particolare la Chiesa Cattedrale deriva dal latino Ecclesia Cathedralis, cioè Chiesa della Cattedra, parola che deriva a sua volta dal greco cattedra, che era il luogo in cui si siede, cioè il seggio, tipicamente quello in cui sedevano coloro che svolgevano un magistero, ad esempio i filosofi di fronte ai discepoli. Nella terminologia cristiana indica il seggio episcopale, posto al centro del presbiterio, da cui il vescovo presiede la liturgia e spiega la parola di Dio. La Chiesa Cattedrale è dunque la Chiesa del Vescovo e conseguentemente la Chiesa Madre della Diocesi, di cui le altre Chiese sono solo, per così dire, succursali rese necessarie dalle distanze e dalla difficoltà che i fedeli nei secoli passati incontravano per recarsi alle funzioni liturgiche in Cattedrale. Inizialmente furono costituite le pievi, in cui si poteva anche battezzare poi le altre chiese, le varie parrocchie, ma la chiesa madre, cioè la casa, la Domus Dei, cioè la casa di Dio, da cui il termine Duomo, che però può indicare anche la chiesa principale di una cittadina che non è sede vescovile, era e resta la cattedrale. Qui si riunisce la chiesa locale intorno al vescovo, alla parola di Dio e all'Eucaristia. E da qui idealmente si irradia il Vangelo. Su queste tematiche però sentiamo un brano dell'omelia del nostro vescovo. Facciamo memoria oggi della consacrazione di questa chiesa cattedrale. Dunque la chiesa madre all'interno della diocesi. La chiesa nella quale siamo presenti come popolo di Dio, nella quale viene celebrata l'Eucaristia e così tutti gli altri sacramenti, soprattutto i sacramenti della iniziazione cristiana, li abbiamo vissuti da poco proprio nella grande veglia di Pasqua, la Chiesa dove, almeno nelle solennità maggiori, presiede il Vescovo, successore degli Apostoli, la Chiesa che si raduna per ascoltare la parola di salvezza e la Chiesa dalla quale ogni azione, sia di annunzio evangelico, sia di carità verso i fratelli, deve prendere il suo avvio.